Amici di calciomercato.com, ben ritrovati con il FantaCM. I consigli per la prossima giornata del Fantacalcio, e non dimenticatevi anche i commenti sotto all'articolo sui perché vostri dubbi. Rispondiamo, siamo sempre lì a darvi i nostri consigli. Ultima giornata è stata quella un po' delle rinascite, è spuntato le Milan e la Juve. Invece chi ha convinto più di tutti è stato sicuramente Salah, da ex contro la Fiorentina con la Roma sta facendo veramente benissimo. E adesso iniziamo a proiettarci su quella che è la prossima giornata, 29esimo turno, ultime curve di Fantacalcio, non si può più sbagliare. Cominciamo con la nostra top 11, chi va allora in porta? Parto io con Reina in porto, una sicurezza contro un Palermo che è un po' nel caos tra l'addio di Iachini e l'arrivo di Novellino, quindi potete puntare su Reina in porta. Partita abbordabile per la Fiorentina contro il Verona, prendo Gonçalo Rodríguez in difesa perché insomma può tornare anche ai bonus e non soltanto le buone prestazioni, magari con un colpo di testa da mettere Gonçalo. Io torno sul Napoli perché mi è piaciuto molto Goulam contro il Chievo, ha fatto anche un assist, molto in forma. Sarri ha detto che in futuro può diventare addirittura uno dei migliori terzini sinistri del mondo, quindi intanto potete schierarlo al Fantacalcio. Restiamo sulla fascia sinistra, ma quella della Roma, perché Digne può essere interessante contro l'Udinese, fuori casa, ma la Roma sta bene, e allora una scelta fantacalcistica che ci può stare. Se avete Digne, mettetelo. Allora, centrocampo, parto con un nome grosso che è Perisic. Tuo pallino, il mio, diciamo, pallino, io l'avevo preso a inizio anno perché ci puntavo, ero sicuro potesse fare diciamo circa 10 gol, perché comunque ha sempre giocato d'esterno offensivo. Mi aspettavo di vedere proprio quel Perisic che appunto che vediamo adesso, quindi contro il Bologna in casa, dopo che ha fatto molto bene col Palermo, lo potete mettere. Io scelgo il fattore stadio, Bentegodi, casa Onda, potremmo dirlo perché ci ha sempre fatto benissimo. Schieratelo contro il Chievo perché può essere uno degli uomini che riportino il Milan a vincere. Se lui ha fatto una doppietta all'Ellas però contro, vero, quindi vero, comunque vero. Li porta bene. Io scelgo Tello della Fiorentina, anche lui è in formissima, come Perisic uno dei più in forma di questo periodo, va più in forma fisicamente, va al doppio rispetto agli avversari, anche contro la Roma ha fatto delle accelerazioni interessanti, contro il Verona in casa direi che è decisamente da mettere. Juve Sassuolo, io stravolgo il copione perché avevamo appuntato Quadrado, avevamo qualche dubbio, io prendo Paul Pogba perché è tanto contestato in questo momento, sta prendendo voti normali, sta rendendo da un paio di mesi come un centrocampista come tanti altri. Se lo avete col Sassuolo, mettetelo e puntateci tanto, anche se avete alternative importanti, perché Pogba può fare gol. Partiamo con l'attacco, primo nome che faccio è un po' una scommessa perché tu non ci credi tanto, è Fabio Quagliarella, perché ha fatto due gol di fila, poi contro il Verona ha preso 6,5, ha avuto però delle occasioni importanti per fare gol, non le ha sfruttate, però se quelle occasioni gli ricapiteranno ancora contro l'Empoli potrà ancora fare gol, quindi mettete Quagliarella. Ti lascio il più forte di tutti e scommetto su Lorenzo Insigne a Palermo, perché il Napoli deve vincere per continuare la lotta a scudetto, quindi da mettere sicuramente Insigne. Mi lascio allora Salah perché ha fatto 11 gol in campionato, ne ha fatti tantissimi nel momento d'oro con Garcia e adesso un altro momento d'oro con Spalletti in ultime partite, anche tanta voglia di riscatto perché contro Real Madrid non ha sfruttato alcune occasioni importanti, molto criticato, quindi molto adesso può rifarsi in campionato. Anche noi, perché Salah ce l'avevamo preso negli scambi, l'abbiamo scambiato con Belotti, non tutti sono dei fenomeni, però ci abbiamo preso tanti giocatori importanti. Allora il nostro attacco ormai è obbligato, si è fatto male Niang, fiducia al Gallo Belotti, fiducia a Ilicic contro il Verona e poi lì davanti lo lascio dire a te perché mi emoziono se lo nomino. Higuain, e con Higuain e con il Pipita chiudiamo e ci rivediamo settimana prossima. Buon Fantacalcio a tutti!